Ci ha raggiunto l'Uraschi Moira, che lo ricordiamo è la responsabile delle collezioni e le esposizioni giapponesi del museo. Beh, un'altra mostra assolutamente molto originale. È una mostra che potrebbe sembrare molto semplice perché è fatta da disegni di bambini giapponesi realizzati nel 1938 in Giappone. Quindi uno dice sono disegni di bambini, non è niente di speciale. In verità, uno, i disegni sono molto belli. Due, quello che è interessante, quello che è stato interessante per noi al museo studiare è il contesto storico, politico e anche culturale che c'è dietro questi disegni. Perché i disegni nascono da un grande concorso internazionale che viene indetto proprio nel 1938 da un'azienda giapponese di dolciumi, in particolare di cioccolata, che è la Morinaga, che esiste tuttora. E il concorso si basa su un confronto, uno scambio di disegni a livello internazionale tra quelle che al tempo erano le potenze che diventeranno da lì a qualche anno le potenze dell'asse, cioè Italia, Germania e Giappone. Ora, in questo contesto che, detto così, sembra il peggio che il Novecento abbia potuto promuovere nel mondo, viene uno scambio di amicizia, un concorso d'amicizia, così lo chiamava la Morinaga, in cui i disegni, soprattutto i disegni dei bambini giapponesi, parlano di tutt'altro, perché questi disegni sono frutto di una pedagogia illuminata che in Giappone viene proposta fin dall'inizio degli anni 30 da un artista e pedagogista che si chiamava Yamamoto Kanae e che è riconosciuto come colui che ha portato le avanguardie, lo stile delle avanguardie europee in Giappone, promuovendo quindi uno stile di pittura che è totalmente diverso da quella che era l'arte figurativa giapponese basata sulla pittura inchiostro, senza prospettiva, dove la profondità viene data dall'abilità nel tratteggiare le opere con l'inchiostro e giocare con le ombreggiature, con la pressione del pennello. E quello che propone Yamamoto Kanae invece è un disegno dal vero, che si ispiri alla natura, che si ispiri alla realtà, in cui il bambino e il suo mondo interiore diventa il protagonista assoluto. Quindi una pedagogia molto libertaria a proposito dell'arte che ritroviamo in tutti questi disegni, così come ritroviamo forte l'influsso delle avanguardie. Una mostra aperta un po' a tutte le età, però per curiosità, dopo oltre 80 anni, qual è stata la reazione dei bambini del giorno d'oggi a vedere quelli che erano i ritratti dei bambini di 80 anni fa? È una reazione che non hanno avuto solo i bambini, ma anche molti adulti che vengono a visitare l'esposizione. Il commento generale è: ma quanto erano bravi questi bambini giapponesi, perché l'età media dei bambini che hanno realizzato questi disegni della collezione Levoni va tra gli 8 e i 10 anni. E i disegni sono di una bellezza e di una raffinatezza esecutiva notevole, si vedono ombreggiature, prospettive, profondità, ce ne sono molti esempi. Credo che ognuno di questi ritratti abbia ognuno una propria storia, però ce n'è uno in particolare che merita di essere raccontato. Questo disegno in cui si vede una vasca con il pesce rosso è un disegno molto significativo perché rappresenta un pesce rosso, un semplice pesce rosso, che però è spesso il primo animale con cui i bambini hanno dell'interazione. Nelle feste giapponesi, ci sono molti festival d'estate ancora oggi, un premio alle bancarelle tipico, e non solo in Giappone, è quello di vincere un pesce rosso. Quindi il pesce rosso nella boccia è una cosa anche caratteristica dell'infanzia. E qui lo vedete ritratto da un bambino di 8 anni e 5 mesi in cui, come potete vedere, mette anche le ombreggiature, mette il riflesso della luce sulla boccia di vetro, insomma c'è una tecnica esecutiva assolutamente notevole.